Presidente Renzi, devo essere onesto, dal suo intervento ci aspettavamo qualcosa di più. Questa volta, rispetto ad altre volte, è stato un po' sottotono, forse aveva un po' di fretta di andare al prossimo appuntamento. Però la cosa che ci lascia un pochettino perplessi è stato il comizio di questi tre mesi che lei vede d'oro e vede con questi cambiamenti che poi andremo ad analizzare, e poi effettivamente su quello che saranno gli impegni dei prossimi giorni ci è sembrato più che altro un elenco dell'ordine del giorno più che un'analisi un po' più approfondita di quelli che saranno gli argomenti che andrà a trattare. Dicevamo di quello che lei vede, di questi cambiamenti che lei vede in questi tre mesi in cui c'è stato anche il semestre europeo. Beh, ci parla della marcia dell'11 gennaio, dove secondo lei è cambiato qualcosa. Secondo noi non è cambiato nulla, perché non è cambiato nulla né prima né dopo. Non è cambiato niente. Il giorno dopo, a livello europeo, non è cambiato assolutamente nulla. La situazione è la stessa. I presunti o i possibili attentatori, possibili terroristi, continuano a girare indisturbati per l'Europa. L'Italia ha fatto poco e niente. Gli altri paesi europei altrettanto. Mare Nostrum o Triton, come la vogliamo chiamare, continua a essere, continuerò a dirlo in eterno, continua a essere il nastro trasportatore di quelli che possono essere ulteriori situazioni di tensione che si vengono a creare con i terroristi di seconda generazione. Ci dice che lei vede un avanzamento nelle riforme. Sì, ha perfettamente ragione, ma come stiamo avanzando con le riforme? Con le minacce ai parlamentari, con quasi mettendo la fiducia anche sulle riforme, con le opposizioni che sono dovute andare dal Presidente della Repubblica. E qui dico pubblicamente, almeno questo Presidente della Repubblica ci ha ricevuti, non come quello che c'era prima, che aveva deciso di andare in vacanza anziché ricevere le opposizioni che avevano chiesto udienza. Lei non vede più uno stallo nei lavori parlamentari. I lavori parlamentari sono sempre andati avanti, non c'è nessuno stallo, non c'è mai stato stallo nei lavori parlamentari. Non è grazie a questi tre mesi che il Parlamento lavora. Quindi io, anche in questo caso, io sono 2 anni, pochi giorni fa, che sono parlamentare. In questi 2 anni non vedo né un'accelerazione né uno stallo nei lavori parlamentari. Quindi anche qui le chiedo gentilmente di non portare in Europa visioni sue o di chi le sta intorno. Sull'elezione del Presidente della Repubblica è stata una grandissima occasione, è stata una grandissima opportunità che poi si è trasformata nello strappo di quello che doveva essere il patto del Nazareno o l'accordo con i colleghi di Forza Italia. Quindi anche in questo caso, purtroppo, Presidente del Consiglio, che poi alla fine lo diventerà, penso in futuro, anche Presidente della Repubblica, se andiamo avanti così. Le chiedo di non venderla come un suo successo, è stato un successo della politica in generale. Sui temi economici di cui ha parlato, anche in questo caso purtroppo non è che la diminuzione del prezzo del petrolio o del rapporto euro-dollaro è grazie al semestre italiano o grazie al fatto che l'Italia ha portato una nuova ventata in Europa. Si è solamente forse al posto giusto nel momento giusto, e quindi chiamiamolo fattore C, chiamiamolo come vogliamo, però non vendiamocelo come nostro risultato. Sui segnali di ripresa, anche qui lei vede dei segnali di ripresa, e forse gli analisti macroeconomici li vedono questi segnali di ripresa, ma io mi piacerebbe andare da tutti quei cittadini che in questo momento ci stanno guardando alla televisione, e non perché magari lo fanno dagli uffici o perché fanno la casalinga di professione, ma mi piacerebbe chiederlo a tutti coloro che sono a casa licenziati o in cassa integrazione, mi piacerebbe chiederlo
ai 25 ragazzi del call center Telecom che c'è a Pavia, mi piacerebbe chiederlo alle 2000 persone della video con Dianagni, mi piacerebbe chiederlo a tutti coloro che stanno aspettando un lavoro e che prima Monti, che vedeva la luce e vedeva che sarebbe la crisi sarebbe passata, poi Letta e vedeva la luce e la crisi sarebbe passata, adesso anche lei vede la luce. Io mi chiedo come fate a vedere la luce, che tipo di luce state vedendo. I risultati o pseudo risultati, mi piacerebbe però ricordarle anche che in questo semestre sul Made in Italy non è stato fatto nulla, in questi tre mesi sul Made in Italy non è stato fatto assolutamente nulla e siamo ancora al nulla, e quindi il Made in Italy è ancora qui che sta aspettando una tutela sia da parte dell'Europa che da parte di questo governo. Mi piacerebbe ricordarle la vicenda Marò, Presidente. Io le leggo un suo tweet, 22 febbraio 2014 però. Ho appena parlato al telefono con Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Faremo semplicemente di tutto. Però non avete risolto niente. Quindi belli tweet, belli follower, belli mi piace su Facebook e su Twitter, però poi bisogna anche farle le cose. E qui alla fine i risultati sono pari a O, allo zero. Mi piacerebbe ricordare che in politica internazionale, per quanto riguarda il caso Ucraina e quindi l'Est di cui parleremo dopo, e per quanto riguarda il discorso mediterraneo, anche qui siamo veramente ancora allo zero più assoluto, perché l'Italia ha ancora delle posizioni marginali sia in Europa che nel bacino del Mediterraneo. Mi piacerebbe ricordare anche che sul discorso della corruzione, che questo è un tema all'ordine del giorno di questi giorni, ma purtroppo come tutte le cose in Italia diventa di dominio pubblico e dopo magari qualche giorno torna a essere nell'oblio. Mi piace ricordare che sul tema della corruzione siamo ancora la vergogna dell'Europa, nonostante i suoi 6 mesi e nonostante i suoi 3 mesi in cui vede dei miglioramenti. E poi mi piacerebbe parlare, Presidente, di cosa andrete a parlare nei prossimi giorni. Andrete a parlare di crescita occupazionale, andrete a parlare di economia? E anche qui io lo ripeto, io lo spero che cambi qualcosa. In questo momento i dati che abbiamo e la gente nei gazebo, la gente nelle piazze, la gente nelle vie ci dice che il bla bla della politica e di quello che viene scritto sui giornali è totalmente diverso rispetto al sentiment che ha l'opinione pubblica. E Presidente, mi scusi, mi fido di più di quello che mi dicono i miei cittadini di quello che mi dice lei. Mi piace ricordare anche a livello di lavoro, visto che se ne è parlato poche ore fa, di quello che è la questione dei precari, per esempio i precari della scuola. Avevate promesso che avreste sistemato, dato stabilizzazione a 150.000 persone, se va bene saranno 100.000, e delle altre 50.000, Presidente, di chi andiamo, cosa andiamo a parlare? L'aveva promesso lei, non l'ho promesso io, la promessa è di Pulcinella. Mi piace parlare della politica estera. Mi piace parlare di politica estera. Per quanto riguarda, se guardiamo a est, in politica estera siamo totalmente assenti. A Minsk si sono presentati Germania, Francia, Ucraina e Russia. E noi? Dove eravamo? E la Mogherini dov'era? E l'Europa dov'era? Quindi non gli altri raggiungono i risultati, gli altri raggiungono gli obiettivi, gli altri hanno visibilità a livello internazionale, noi siamo sempre in seconda fila. Mi piace ricordare che avevamo che in questo Parlamento avevamo applaudito le sanzioni alla Russia. La politica fa i plausi alle sanzioni, le aziende chiudono grazie alle sanzioni alla Russia. Chiudono, Presidente del Consiglio. Lei va in Russia, lei va a Mosca e nel frattempo ci sono aziende che lasciano a casa le persone, casse integrati, ci sono aziende che perdono le commesse con la Russia a causa del fatto che noi stiamo giocando a risico in Europa. Mi piace ricordare che sulla Libia, Presidente del Consiglio, lei ci dice che il dossier Libia non è più all'ultimo posto, forse al penultimo posto il dossier Libia.
Mi piace ricordarle, vorrei ricordarle, che se vogliamo essere veramente influenti dobbiamo chiedere all'ONU di togliere il suo rappresentante spagnolo e mettere quello italiano, in modo da poter dire la nostra. Il problema sa cos'è, Presidente? Che sul caso, sul discorso immigrazione, la Spagna l'immigrazione la gestisce molto meglio di noi e sanno come si gestisce il problema profughi, mentre noi siamo i Pulcinella, e continua ad andare avanti a dire questa parola. Voglio ricordare anche, Presidente del Consiglio, che se vogliamo parlare di lotta all'ISIS dobbiamo chiedere all'Europa di chiedere a quelli che sono i possibili futuri nostri partner, tra cui la Turchia, di non comprare il petrolio dai paesi che finanziano l'ISIS, di non finanziare l'ISIS. Invece siamo qui ancora a dibattere se la Turchia deve entrare in Europa o meno. E quindi ho quasi finito, Presidente. Mi piace però ricordarle una cosa, e mi piacerebbe e spero che lei vada a parlarne in Europa, che noi è vero che, no, che siamo il ponte tra l'Africa e l'Europa, ma siamo un ponte colabrodo e siamo il colabrodo dell'Europa. Entrano tutti, entra chi vuole ed entra quando vuole. È vero che la Libia non è solo il problema dell'immigrazione, è anche il problema dell'immigrazione, e lei volutamente non ne ha parlato, forse per far felice il suo ministro Alfano, ma i 170.000 immigrati clandestini che sono entrati nel 2014 ce li ricordiamo benissimo. Ci ricordiamo che avete invocato Triton perché Mare Nostrum non andava bene, bisognava far intervenire l'Europa, e adesso Triton non va più bene e le nostre navi tornano in acque territoriali libiche. Mi piace ricordare che i centri di accoglienza sono sintomo di mala gestione, tangenti e corruzione. Mi piace ricordarle la bugia che i presunti profughi utilizzano l'Italia come corridoio per andare in Europa. E sì, ma sappiamo benissimo che l'Europa ce li sta rimandando indietro e torna a essere un problema italiano. E questo bisogna dirlo agli italiani, non raccontare le balle nei talk show televisive. E quindi, Presidente, ho finito. E tutto questo è accaduto durante la sua presidenza, dove lei ci ha messo la faccia. Un'occasione persa, servita a lei, Presidente del Consiglio, per riempire l'album dei suoi tweet e l'album dei suoi selfie. Però per gli italiani non è cambiato niente, siamo ancora alla canna del gas. Grazie.